Prego, io volevo fare con un piccolo intervento in opposizione, tentare di preoccupare lo spazio che rimane comunque di sette uomini, cioè c'è il carro della domanda, intanto dimmi la tua in linea generale, allora, il gruppo B cosiddetto è un gruppo di vitamine che si comporta in modo particolarmente aggregativo, cioè dove c'è la B1 c'è anche la B2, c'è anche la B3, e lavora così. Casualmente tra queste vitamine ci sono alcune che sono particolarmente importanti. Parlo di vitamine la cui carenza causerebbe per esempio la B1, la B2, la B3 causano la B3 causa l'aggressione, sì, la B1 causa delle veri, capito? Quindi sono vitamine che in passato c'erano delle cosiddette epidemie che non erano vere epidemie. Se uno aveva la pellagra, tutti scappavano via, insomma, era una roba simile all'AIDS o a, non so, qualcosa di. C'era gente che si suicidava per queste cose, pensavano di avere. Invece era semplice carenza vitaminica, insomma. Quando io dico stiamo attenti un po' di metterci dentro il germe di grano o queste cose, oppure i semini, è in funzione, oppure anche certi cereali integrali, preferibilmente quelli liberi dal glutine, ecco, per evitare anche così paure, insomma, no? Poi se uno riesce anche a sopportare il glutine, e allora va tranquillo. Infatti che sarebbe meglio che certi cereali carichi di glutine venissero germogliati, per esempio, oppure sempre quando uno decide di mangiare un piatto di cereali anticipi con un piatto di verdure, insomma, no? Questo è il concetto. Niente, tutto lì quindi la risposta, non so se è soddisfacente. Vale, sottolineo che il discorso vale, perché poi il gruppo B è un gruppo che è sempre in aumento, ne trovano sempre una nuova. Allora, per esempio, la B17, quella che si trova, non so, nei semi delle albicocche, quella lì è venuta fuori, adesso le danno una funzione a qualcuno, come NACI, gli dà una funzione antitumore. La cosa non mi convince, cioè, potrebbe avere un po' di, sì, potrebbe portare qualcosa di utile, ma non penso a quel livello lì, insomma, no? Ecco. Ad ogni modo, abbiamo un discorso di vitamine, incluso anche la famosa B12, poi, no? Che, la quale non si percepisce, perché è giusto che sia sempre in quantitativi a scomparsa. Allora, hanno preso questa vitamina a scomparsa proprio per il fatto che è scomparsa e che è difficile discutere su di lei, perché non la pesi, la odori soltanto quasi, no? Pesarla è molto difficile, allora è facile creare degli imbrogli su di essa. Questa è la mia interpretazione storica, perché chiaramente è diventata la bandiera, se vogliamo, il cavallo di battaglia dei carnivori, no? Prima cosa che ti dico, tu vegetariano, ma vedi che sei un imperfetto, che devi fare la integrazione della B12 per andare avanti. Perché? Perché hanno fissato dei piani e dei numeretti sbagliati. Hanno fissato dei quantitativi. Chi ha fissato? La FDA. Fatta da chi? Chi sta dentro la FDA? I macellai d'America. Quelli stanno dentro, quelli che hanno fissato le proteine, state attenti, spizzate le orecchie su questo punto, perché se non mi credete, quelli che hanno stabilito 300 grammi di proteine al giorno negli anni 70, di carne, proteine carnivore, che oggi sono diventati, che per noi igienisti sono sempre stati 20, non dico loro hanno detto 300 e noi 200, noi 20, meno 15 volte di meno, 1500% di meno, vi rendete conto della gravità della cosa?
Bene, questa gente così inaffidabile, così falsa, così criminale, perché il termine giusto è criminale, che ha fatto andare sotto il cimitero anzitempo milioni di persone nel mondo, questa gente che ha dato la stura a tutte le diete alto proteiche o basso carboniche, tipo Atkins, tipo Zona, tipo gruppi sanguigni, tipo Lemme, tipo Dukan, ecco, quindi sono tutti imputabili all'FDA, a un gruppo di macellai americani che hanno condizionato. E sta gente qua è la stessa che ha, chiaramente, quando tu stabilisci che uno deve mangiare bistecche a colazione, a pranzo e a cena, è giusto che uno prenda anche tanta B12. Allora cosa hanno fatto? Hanno preso i dati della B12 fissati anzitempo, anni addietro, ancora nel dopoguerra, dalla World Health Organization stessa, quindi non dagli zanisti, che erano con un minimo di 80 picogrammi per millilitro, e li hanno moltiplicati per due. Il minimo è importantissimo, eh? Si lavora sulla B12, si lavora sul minimo. Io ho letto un articolo, mi hanno chiesto di commentarlo, io le cavolate non le commento, cioè un articolo che è apparso su internet, dove si dice, vedi, si fa capire che più vitamina B12 uno ha, meglio sta, sono cose assurde, perché avere più vitamina B12 del necessario significa avere il sangue denso, è quello che noi combattiamo in continuazione. Stare al minimo con la B12 significa avere un sangue fluido. Ecco, tutto lì, perché tutti parlano di B12 in termini di carenza di qua, carenza di là. Attenzione, perché quando tu hai la B12 al minimo sei al massimo della funzionalità. Chiaramente poi c'è gente che ha problemi intestinali che creano distruzione dell'apparato che la riproduce, perché noi ce la facciamo da noi questa cosa. E poi c'è un'altra cosa. Non è vero che non esiste la B12 sui vegetali, esiste dappertutto, ma in quantitativi ridicoli. Perché sono ridicoli? Perché il creatore non ha fatto un errore di distrazione o di assenza, ma semplicemente ha deciso per la B12 che sia in quella quantità, perché poi ci sono anche delle incompatibilità. Più B12 metti, cioè la B12 per esempio lotta contro la vitamina C, e non è casuale, e qui ho finito su questo argomento, non è casuale che la stessa FDA abbia sottovalutato pesantemente e gravemente la vitamina C stessa. Oggi se tu vai sulle tabelle della FDA, che sono poi quelle che si sono lette sempre in tutti gli ambulatori, in tutti gli ospedali, le cliniche, oggi vai a vedere e c'è ancora che il nostro fabbisogno è da 40 a 60 mg al giorno, mentre in realtà si parla di 400, 500, 600, hai capito? Perché? Perché la vitamina C arriva non dalla carne, ma dai vegetali. Quindi vedi, questo errore, questa manipolazione da parte dell'FDA viene attuata non su un lato soltanto, ma su proteine nobili, su vitamina B12 e su vitamina C. E si potrebbe dire ancora altre cose anche sulla vitamina B9, sui folati. Ecco, perché loro non hanno mai accennato alla integrabilità e alla integrazione tra vitamina B12 e folati. Io personalmente ho una vitamina B12 al minimo e ho i folati oltre i livelli, cioè invece di avere, non so, mi pare che sia da 3 a 16 il livello, io li ho a 24, per esempio, i folati. E non cambio con niente, è una cosa strutturale, che si è stabilizzata nel tempo. Allora, non ci sono domande su questo posto? Sì. Boh, vediamo un attimo se riesco a dire qualcosa intanto, poi se arriva interromperò, vedremo. Dunque, saper mangiare è importante, no? Parliamo un po' di cose sull'alimentazione. Saper mangiare oggi è importante, ma saper mangiare significa innanzitutto saper selezionare, saper fare la spesa, saper lavare accuratamente la verdura,
saperla presentare e condire, accompagnandola possibilmente da germogli tipo alfa-alfa e da qualche fettina di avocado, per esempio. Ma ci si può fidare dei cibi confezionati e propinati dalle industrie? Beh, per quanto si faccia, non si riesce, perché scrivono sì sulle etichette, scrivono qualcosa, ma siamo vittima tutti di un accerchiamento mirato a prenderci tutti nella rete e ad avvelenarci. Non è un discorso così di pessimismo, è una cosa che troviamo in continuazione. Viviamo in un mondo inaffidabile e questo dobbiamo prendere nota di questo. Quindi io dico, basta ecografie, basta esami, basta raggi, controlli, ecografate i carrelli di spesa del supermercato, i vostri carrelli dovete ecografare, ecco, non andare a pensare aspetta che vado a fare quello che poi ti fa anche male, ecografate i carrelli, cosa mangio oggi, mi fa bene questo, quello, è lì il punto. Volenti o nolenti stiamo subendo dunque un avvelenamento senza precedenti, è progressivo, è sistematico. Punto primo, un avvelenamento da devitalizzazione, cioè da de-enzimizzazione, da de-vitaminizzazione, da de-mineralizzazione. Cioè, i microelementi, che sono le cose più importanti, i microalimenti che abbiamo a disposizione, vengono tirati via dai cibi. Poi, numero due, abbiamo un avvelenamento da disidratazione, cioè sottrazione di preziosa acqua biologica. Voi andate al supermercato, salvo il settore ortofrutta, trovate tutti alimenti concentrati, cotti, sintetizzati, in pillole, in confezioni concentrate. Questi sono tutti furti al nostro sistema idrico. Alimenti finti, ecco. Quindi, numero 3, un avvelenamento da smagnetizzazione, ovvero di sottrazione delle cariche elettriche naturali. Tutto quello che noi, che stai dicendo di camminare sull'erba o di camminare sul fango o di accarezzare l'albero, eccetera, lì si perde tutto. Punto 4, un avvelenamento da sale evidente e nascosto, dove il sale, non dimentichiamoci, crea ipertensione, ritenzione idrica, danni a fegato e reni, perversione dell'equilibrio sodio-potassio, sovvertimento equilibrio, vasocostrizione e vasodilatazione. Praticamente fa saltare tutti gli equilibri il sale, tutti i sali, non solo il sale marino, anche quello dell'Himalaya, anche quello rosso, quello rosa, quello verde, quello blu. No, andate dietro queste boiate. Tutti i prodotti inorganici, perché noi parliamo di sali inorganici, dovevi mettere sempre una parola inorganica, i sali inorganici fanno questi danni. Quindi includiamo anche il bicarbonato di Simoncini, il cloruro di potassio e tutte le altre cose. Gli effetti che danno, quando loro dicono, oddio, guarisci da questo, guarisci da quello, e portano anche delle prove, è una loro interpretazione. Questi sali diventano invece degli stimolanti, diventano dei caffè, hanno effetti stimolanti e basta. Non è che guariscano, aggravano la nostra situazione con effetti collaterali che vengono fuori alla scadenza poi. Si paga queste cose. Le integrazioni si pagano. Si scopre che molta gente è stracarica di ferro, per esempio, di ferro non utilizzato, e sono anemici, anemici carichi di ferro. Sì, se voglio dire, scusi, sì. Che qui non c'è, è andata via, è una persona che vuole andare da Simoncini, ha chiesto a qualcuno 25.000 euro.
Sì, ma Simoncini per 20 minuti di consulto ti chiede anche 250 euro, questo lo sentito a Roma, l'hanno detto la scorsa settimana, i romani, che io non voglio, questo non è un argomento anti Simoncini. Comunque, voglio dire questo, che quando ogni medico, ognuno che lanci una sua idea, che la personalizzi, cerca di creare un simbolo, è un marchio di fabbrica, no? Per vendere, no? Simoncini, uno cosa pensa? Simoncini, quello del il cancro è un fungo, quello che il cancro è la candida, quello che mando via la candida tramite il bicarbonato. Quindi ormai è diventato questo, e lui sta concorrendo a un premio Nobel in America, c'è della gente che lo ha nominato per un concorrente al premio Nobel, in base a questo. Il nostro caro amico Mattarella, che ha tradotto il suo libro, che lo ha lanciato a livello internazionale, adesso lo sta boicottando, perché ha capito che non crede più, ci ha creduto. È stato il suo sostegno. Per tradurre un libro e lanciarlo a livello ce ne vuole. Ma se lo propongono come premio Nobel sarà un motivo. Esiste qualcosa, qualche prova. No, lui porta. È diventato premio Nobel. Lui porta. Guarda, è diventato premio Nobel anche Montagnier, certo. con l'AIDS, e adesso ha smentito tutto. Dobbiamo essere molto, molto scettici su questo. Però non crediamo. Simoncini ci chiama. Sì. Lui faceva prendere il bicarbonato per modificare il pH, cioè non. Sì, chiaro, ma io sto dicendo, questo, che essendo il bicarbonato di Simoncini un bicarbonato non organicato, ma disorganico, il corpo non lo filtra semplicemente. Non modificava neanche il pH. Non modifica niente, le modificazioni che lui ottiene e che le dimostra, perché Simoncini per concorrere a tutte queste robe qua, lui si prende su e fa le sue conferenze, delle conferenze in America, con tanto di medici, eccetera. Poi vediamoci, in America sono in crisi totale sul campo, quindi credono a chiunque porti la nuova novella. Ad ogni modo, lui presenta anche delle foto di gente guarita prima, vedi, eccetera. Allora, io non voglio contestare, non voglio dire che siano un falso, dico questo, che sono le guarigioni che lui porta, sono guarigioni illusorie, cioè lui ha travisato, ha interpretato male quelle guarigioni. Le guarigioni potrebbero essere benissimo dovute a effetto, non solo a effetto placebo anche, ma anche a effetto da comportamento adeguato di questa gente, cioè quando uno si accorge che sta male e si mette a fare una cura, qualunque cura, comincia anche a comportarsi bene. Poi lui stesso dà anche suggerimenti di tipo igienistico, e non è che sia molto diverso da noi. Io i ragionamenti che fa Simoncini sono ottimi, non parlo di un cantastorie e anche di un delinquente, parlo di una persona che ha una buona conoscenza e che ha anche avuto molto coraggio per si è fatto espellere dall'ordine. Quindi intendiamoci, rispetto per la persona e anche rispetto per tutti i suoi studi, perché se andate a vedere per esempio sul diabete la pensa esattamente come noi. Quindi ma io lo critico a livello di soluzioni, di terapie finali, e lì la mia critica va anche un po' oltre, e faccio la mia bella ipotesi su quello che ho detto prima, cioè sul fatto che ognuno tende a difendere il suo marchio. Il suo marchio è quello, quindi se lui si allontana compromette tutto quello che è impostato, ed è un discorso ormai di soldi anche, no? Quindi, al limite, se lui fosse veramente onesto e si fosse accorto che qualcosa non va, sarebbe grave che non lo dicesse. Il nostro Fidelmo Mattarella si è sprettato, ha buttato via il camice due volte, perché lui era uno studioso prima di fisica, poi per 20 anni ha fatto il medico e ha lanciato questa sua
clinica molto ben funzionante ad Amsterdam, a 100 clienti al giorno per dire, poi l'ha scaricata sul figlio, per non buttare via tutto, siccome era una cosa funzionante, è una fabbrica, è un discorso concreto, perché buttarlo via? E l'ho affidato al figlio, gli ha dato a disposizione, gli ha detto guarda, io credo zero in questo tipo di medicina, non è che mi piaccia molto che tu continui a fare questo, però dobbiamo guadagnare dei soldi, perché sennò diventa un problema, noi ci guadagniamo, mantieni, cerca di andare più vicino all'igienismo, gli ha dato delle disposizioni e magari va un po' a livello di compromesso, questa è la situazione. Ma lui ha buttato via il camice e poi cosa ha fatto? Negli ultimi 5 anni ha detto voglio diventare un medico alternativo. E si è messo a girare tutto il mondo, e in quella fase ha incontrato anche Simoncini, per capire dove è la verità, chi ha la verità, quindi ha cercato tutte le soluzioni magiche, questo che è stato, è andato su in Mongolia, è andato a Okinawa, siccome lui è uno che ha soldi, lo dico sempre, l'ultima che ho saputo è andato in Israele per controllare se è vero che c'è un prezzemolo color rosso che fa meglio al fegato, una roba del genere, ha preso l'aereo per andare a controllarlo, a verificare di persona, ad assaggiarlo e poi tornare. L'abbiamo invitato qui, ma non, sì, non ecco, è un tipo così. Quindi lui per 5 anni ha cercato di capire se può continuare a lavorare nel settore delle medicine alternative. No? Ha capito che tutte le alternative è un bluff totale, sono peggio della medicina convenzionale. Quindi no, perché è un bluff continuo, ha capito tutti i trucchi che usano tutti per far vedere quanto bene fa la propria cura e non fa bene il tubo. Ecco, e allora alla fine si è spretato una seconda volta anche di questo. E cosa ha fatto? Niente, stava dando sfogo a tutte le sue, sai che ognuno di noi ha i rammarichi, le cose, è diventato un gaudente. Ha cominciato a ballare, a insegnare tennis, sempre ad altri livelli. Vi faccio un po' ridere. Allora, presentava i campionati mondiali di tennis a Parigi, a Roland Garros, ed era in televisione e io l'ho visto con in mano il microfono e con una bella bionda vicino, allora io gli ho telefonato per le nostre cose così, e Fidelmo, hai preso almeno il telefono di quella bella bionda? No, dice, guarda che il telefono io alle belle bionde non lo prendo mai, sono loro che cercano il mio questo è il tipo, 70 anni, abbronzatissimo, un tipo, guarda, te lo raccomando, chiacchierone ma sempre battute belle, battute sempre concrete, simpatiche, no? E cosa ha fatto poi questo? Vabbè, questo è un mio, io ho grosse aspettative su di lui, magari poi se non si combina niente, pazienza. Lui già un elemento del genere che è molto portato alla verità e che si interessa del mio libro, scusatemi, un minimo di amore proprio ce l'ho. Lui cosa ha fatto? E questa è la sua versione, me l'ha raccontato, io ve lo dico così, come l'ha raccontata lui, come la scrive lui, perché l'ha scritta. Gli ho fatto una presentazione così, tu non sai niente di questo. Allora lui dice, ero a Roma, in questa situazione di disinteresse, avevo deciso di non interessarmi più di salute, perché ne ho viste di tutti i colori e ne ho prese di batoste psicologiche, perché io lavoro per, cioè se faccio qualcosa lo voglio fare per la gente, non ho altre cose, non mi interessa il soldo, non ho già abbastanza, cosa volete? Mi interessa veramente fare qualcosa, lasciare il segno. Ecco. Allora dice, ero per Roma, io non vado mai dentro nella libreria, non so cosa quel giorno lì, mi ho detto, entra nella libreria, c'era una forza maggiore che mi spingeva, sono parole sue, perché poi qua è sempre quasi una storia, sei quello di inventare. Va dentro e ha visto questo libro. Ha guardato un po', sfogliato, ha letto, queste boiate scritte tutte le pasta, gira, ha guardato un po' dentro, cavolo, questo non mi interessa, aspetta, non credo. Se l'ha letto 3 volte, se l'ha letto 3 volte, poi va a trovare la mamma a Latina che ha 93 anni, gli legge ogni volta 10-15 pagine, sono parole sue, e pretende quella ogni volta. Prima cosa, lascia stare, a quel punto mi ha chiesto, possiamo fare questo libro in inglese, in forma
digitale. Beh, perché no, dico? Ti mando. Però aspetta un attimo, devo vedere come sono col contratto. Guarda, avevo un contratto, vado lì. E sul contratto c'è segnato che io non posso fare niente senza il gruppo Anima per 10 anni. Allora io telefono, guarda, così così. Ma Dio, che peccato, dice. Allora io avevo già messo in subbuglio un gruppo di studiosi qua, eccetera, io l'ho lavorato. Aspetta ancora, lascia una cosa che parlo, sono andato a parlare di nuovo, chiamo Jonathan Falcone e gli dico, Jonathan, ma tu il contratto che mi hai fatto su questo libro non è come avevamo parlato. Io quando ti avevo detto che io sto lavorando a Hong Kong sulla versione cinese e sulla versione inglese. Perché si è andato a includere? Avevamo parlato di farlo soltanto per le versioni italiane nei paesi europei, così ti ricordi? Sì, mi ricordo, dice, però noi abbiamo un contratto standard e tu me l'hai firmato. Bene, allora cosa mi vuoi inchiodare? Dico, no, ti do il concetto, ti faccio un'eccezione, ti mando il contratto, però ricordati che faccio un grosso sacrificio. Vabbè. E mi ha mandato il contratto e mi ha concesso inglese, indonesiano, perché c'è uno in indonesia che ha già tradotto il libro, e quindi anche malese, e inglese e cinese. Allora ho chiamato, tutto contento, mandami. Allora gli ho dato tutto il libro, non solo questo che è metà del libro originale che si chiama Il ferro di Zimalane, si chiama. E lui questo libro lo ha fatto leggere a un team di traduttori e dice la traduzione non è malaccio, però non è neanche così, così scorrevole come la vorrebbero questi. Beh, farla rivedere, io non sono mica. Farla rivedere tranquillo, velocemente, l'ha fatto rivedere. E la scorsa settimana o 15 giorni fa è venuto fuori con questa faccenda che se voi andate sul sito www.drvaccaro.com creato da lui, fatto tutto lui, e trovate l'immagine di di Ippocrate con la barba e poi il titolo del mio libro, lo ha intitolato lui, che si chiama 22.000 malattie, una prevenzione e una cura. Quello nuovo, in inglese soltanto, in edizione digitale soltanto. Siccome questo Mattarella, per la sua dinamicità, lui parla anche diverse lingue oltretutto, è uno che si muove, incontra la gente eccetera, ha lui 30.000 indirizzi, cioè email mirate di medici o di gruppi medicali, ha mandato a tutti questa cosa. Ma di cosa ha lui? Ma quello, lui ha anche una fabbrica di centrifughe, di aggeggi per la doccia e altre cose, fatti con criteri di qualità, di alta qualità, e di prezzo popolare. È una persona che la ditta si chiama Universal Medical. Se voi andate sul www.universalmedical, scritto universal all'italiano, una parola sola, universalmedical.eu, come Europa. Andate lì e vedete cosa lui fabbrica. Non mi ha neanche autorizzato a dire queste cose, io magari vedo, ma penso che abbia piacere alla fine, se c'è un po' di ordine, insomma. La notizia buona, se volete, che è anche abbastanza eccitante, è che mi ha chiamato, mi ha fatto una telefonata di un'ora proprio 3 giorni fa, mi ha fatto gli auguri per questa saluta amica, me l'ha detto, sì. Il telefono anche a me? Sì. L'ha detto che lo ha mandato anche a un dottor Brown, che è il più grosso personaggio nella salute negli Stati Uniti e nel Nord America, quello che ha in mano tutte le reti televisive, cioè un personaggio, sai, di quelli ipergalattico, no? Bene, allora ha mandato anche a lui, chiaramente, e ha mandato una lettera di presentazione del libro. Guarda, io ti mando questo, dice, perché è l'ultima mia spiaggia, è l'ultima, cioè io mi sono innamorato di questo libro perché parla di non cura. Non cura della luce. Sì, non cura del sintomo, soprattutto, perché il discorso è quello, siamo in linea perfetta su questo, io e lui. Allora, e anche tu, il discorso alla fine dice,
Io ho mandato questo, però mi ha richiamato con una email il numero 2 di questo gruppo importante americano e mi ha detto: guarda che questo dottor Brown adesso è impegnatissimo, non potrà neanche guardare il libro nuovo, figurati, però ti do il suo numero di casa email. E lui l'ha rimandato nella stessa giornata, 6-8 ore dopo, cioè anche considerando il fuso orario, gli ha risposto immediatamente questo qua. Ha guardato, ha letto la lettera di presentazione, l'ho messo nel computer, masticando qualcosa, ha guardato, mi interessa molto. Allora, questa è l'ultima. Questo è Natarella. Non so perché abbiamo parlato tanto di Natarella. Ma doveva essere qui. Ci doveva essere qua. Sono invitato 3 volte. Avremo occasione di averlo successivamente. Ci sono domande da fare. Io stavo lavorando. Sì, dai, va bene, dai. Si può? Sì. Ok. No, una domanda su minerali inorganici e incidenza di patologie croniche come artrite. Beh, guarda, i minerali inorganici, dal momento che non vengono assimilati dall'organismo, diventano materiale residuo da espellere. Allora, espellere per il corpo è un problema gravissimo. Tu sai benissimo che c'è della gente che beve un bicchiere d'acqua, l'acqua va dentro e non va fuori, perché c'è della ritenzione, ci sono dei veleni dentro. I minerali inorganici sono dei veri e propri veleni all'interno dell'organismo. Perché si depositano? Si depositano negli interstizi, nel sangue, nella linfa, dappertutto. Ma il tessuto collettivo è quello che Il tessuto collettivo è quello che assorbe, è forse quello che assorbe di più. Poi ci sono, c'è della gente che ha dei tumori nel tessuto connettivo sotto diverse forme e aspetti, e c'è sempre presenza di sideremia irregolare, patologica. Quindi è molto grave questo, è per quello che dico state sul crudo. Il crudismo, la forza del crudismo è quella, perché il crudo non è che sia miracoloso, ma al suo interno ha dei minerali che vengono assimilati, che non lasciano scorie. Il problema è quello, già abbiamo tante scorie, andiamo ancora ad aggravare, quindi questo è grave. Per mandare fuori invece occorre, se vai a chelare diventa un discorso grave, perché chelano con sistemi invasivi e chimici praticamente, per cui c'è della gente che lascia anche le penne a volte. Sì, ognuno parla a favore, perché chiaramente se io faccio il chelatore, intanto guadagno molti soldi, perché c'è la moda, andiamo a farci chelare, no? Ecco. Però uno ti dirà, sì, abbiamo tanti successi, eccetera, ma non ti parlo degli effetti collaterali, la gente va a casa e sta male, e nessuno va a intervistarla per vedere perché, per come, eccetera. Quindi è un problema abbastanza grave quello lì, no? Qual è la soluzione? Cioè, la soluzione? La mia soluzione per drenare questi... La soluzione per drenare è mandare dentro acqua biologica che spinga fuori le cose. Quindi mangiare tanta frutta acquosa, tanta anguria, adesso l'anguria è data, tanto melone allora, da solo, ananas, tutta la frutta che ha più acqua biologica è meglio è. Sì, e in più anche verdure di tipo disinfiammante e antiritenente, tipo il tarassaco per esempio, tipo la cetosa, tipo il... vi ho parlato prima, come si chiama, la piantaggine, quella roba lì, insomma. Perché le verdure non convenzionali, quelle cosiddette selvatiche, hanno una forza maggiore delle altre, anche perché crescono su terreni non trattati in genere, no? Le ortiche, tutta questa roba qua. Ecco, io stavo. Allora, va bene adesso la risposta? Ma va bene, va bene. In caso poi, se c'è un residuo di risposta che vuoi, ne riparliamo dopo. Grazie mille. Allora, stavo quindi parlando di allenamenti, no? Ero arrivato al quarto allenamento, quello da sale e simili. Poi c'è punto 5. Un avvelenamento da zucchero evidente e nascosto, dove lo zucchero stressa il sistema ormonale, produce candida,
Io la candida in continuazione, il problema è molto diffuso, è un discorso di zucchero, però zucchero di quello industriale, non zucchero quello della fruttosa, attenzione. Sostituisce, lo zucchero sostituisce pessimamente la frutta, occupandone abusivamente gli spazi digestivi. Poi, chiaramente, lo zucchero è un grande distruttore di vitamina B1, quindi è un causatore di beriberi. Punto 6, un avvelenamento da aspartame. Io un giorno, ricordo, sono andato al Carrefour, al supermercato Carrefour, a fare una camminata, a controllo, e vedo una serie, un bancale, ma a lungo una decina di metri, sono aspartame, prodotti da aspartame. Dico, è pazzesco, guardate. Allora, l'aspartame contiene metanolo al 10%. Il metanolo è un veleno mortale che causa cecità e causa problemi alla vista, tanto per dire. Danni alla retina. Questo è gravissimo. La retina, ecco, la retina è quella per cui si riesce anche ad assorbire il sole, mandando il sole all'interno della ghiandola pituitaria e creando più melanina, la quale assieme ad altre sostanze, ad altri ormoni, va a creare praticamente proteine naturali di rinforzo e di sostegno alla nostra alimentazione. Cioè succede un'alleanza tra l'enne dell'azoto che c'è nell'aria all'80% e la melanina. E quindi si produce quella sostanza che permette anche ai respirazionisti di sopravvivere e di vantarsi che vivono solo di aria. La cosa, diciamo, un po' complicata, bisogna verificare, io non ci credo tutto. Bene, quindi abbiamo della gente che vende queste cose anche ai bambini, ma vi rendete conto? Lì ci sarebbe da mandare in prigione, ma sai quanti, Quindi non manca, dicevo, il veleno mortale metanolo, che è quello poi, c'è stato anche un grande scandalo anni addietro sul vino e dove non mancano all'interno anche altre cose vietatissime come l'acido formico e la formaldeide, che sono neurotossine altrettanto mortali. Dove si trova questo aspartame? Lo troviamo nelle cole, con la cola zero, nei gelati, nelle caramelle, nelle gomme da masticare, quindi vanno ai ragazzi, vengono vendute da banco, vicino alla cassiera del supermercato. Cioè dove c'è non zucchero vuol dire che c'è aspartame. Esattamente. E perché è così diffuso? Perché la gente ha paura di ingrassare, allora dice, o lo zucchero ingrassa, prendo l'aspartame e non ingrasso. E chiaramente non ingrassi ma ti avveleni. Il tutto diretto ai giovanissimi col mito del dimagrimento. Punto 7. Viviamo in un mondo inaffidabile dove c'è l'avvelenamento generale da caffeina, incluso il caffè, il tè e le cole. Beh, la teina, il tè alla teina ha gli stessi effetti. Dove la caffeina, droga dopante, assuefacente e mutagena al pari della cocaina, quindi dovrebbero fare lo stesso tipo di azioni proibitive nei confronti del caffè, ma siccome il caffè è un grosso rischio, nessuno si muove. Scherziamo, in Friuli abbiamo il caffè Illy. Illy era presidente del Friuli, adesso lo stanno nominando pare socio di Montezemolo, forse di vicepresidente, capisci come sono poi. Poi ho detto Illy, ma attenzione, se voi andate in giro a Singapore, a Hong Kong, eccetera, il caffè Illy sta diventando. È molto forte, sì? Volevo chiedere una cosa, il tè verde contiene anche quello teina. Il tè verde è un grosso business anche quello, quindi io non sono un pensatore del tè verde,
non credo che faccia tutto quel bene che dicono che faccia, perché non esistono cose meravigliose e miracolose al mondo, non ce ne sono, e quindi neanche quello è così, e porta via spazio comunque all'acqua biologica della frutta, quindi per me non ci credo. Qualunque cosa diciamo di positivo non mi convince. Poi adesso io arrivo fino alla fine dell'allenamento, ti lascio continuare, ho promesso così. Poi c'è un allenamento generale da acido urico, carne, crostacei, pesce, uova, formaggi, caffè, tè e cole. Nelle carni e nel pesce abbiamo 28 grammi di acido urico per chilo, quindi di purine, le purine danno l'acido urico, quindi tenete presente queste cose. Quindi chi ha un sistema linfatico rallentato, pigro, deve liberarsi, chi ha dei miomi o delle cose deve necessariamente tagliare in modo molto molto rigido e molto fanatico, direi. Cosa sono i miomi? I miomi cosa sono? Sono dei tumori. Sono tumori a benigni, allora. Poi c'è un avvelenamento da cibi cotti, con formazione di minerali inorganici e non più assimilati, con creazione di veleni pericolosi come l'acrilamide, che si formano ad ogni cottura superiore ai 100 gradi, ai 110 gradi. E quando dico il problema, ho citato l'acrilamide perché si forma sui carboidrati anche naturali, è un discorso quindi che riguarda noi, vegani. Poi c'è un avvelenamento da metalli pesanti tipo mercurio, alluminio, nickel, piombo, da vaccini, da farmaci, da integratori, da pesci, crostacei, da amalgami dentali, da inquinamento stradale, quello che vuoi. Poi c'è un avvelenamento da caseina, micidiale per i danni ai villi alla superficie assimilativa intestinale. C'è un avvelenamento da glutine con danni simili a quelli della caseina, ma limitato ai celiaci e ai lattanti privi di enzimi capaci di disgregare il glutine e di renderlo più tollerato. Poi c'è un avvelenamento ormonale a base di steroidi anabolizzanti, autentiche bombe chimiche a base di testosterone, che uscite dalle tradizionali palestre come gonfiamuscoli offrono aggressività ai forzati del successo nella finanza, nello sport, nel sesso, con gravi conseguenze per il cuore, infarto, per il fegato, ittero e necrosi fulminante, reni, dialisi e conseguente depressione, con la cocaina che scorre a fiumi poi per superare la depressione. Poi c'è un avvelenamento mentale fatto di assenteismo della scuola e delle istituzioni, di disinformazione mediatica, televisiva, di pubblicità deviante e consumistica. C'è un avvelenamento morale e spirituale, etico ed estetico, fatto di noncuranza, di disinvoltura, di cinismo, di sadomasochismo, di sopraffazione, di mancanza di rispetto verso il prossimo e verso la natura. Questi sono gli avvelenamenti che stanno inquinando il nostro mondo e dobbiamo prenderne nota. E quindi la conclusione io volevo dire altre cose, ma la conclusione comunque a questo discorso è che la vera rivoluzione contro queste cose qui è la scelta che facciamo a livello alimentare. Quindi mangiare l'uva come fate, come mi hai portato gentilmente il mio fratello del piatto l'uva, è un atto rivoluzionario. Ed è con questo che noi dobbiamo cambiare il mondo anche. Non solo questo, bisogna anche altre cose, però questo è molto importante. La parola a Francesco.